Ciao a tutti, buongiorno, bentornati sul mio canale. Allora, oggi è mercoledì, oggi è uscito il video precedente che avete già visto. Oggi non ho portato nessuno dei due bambini a scuola, però andrò a riprendere entrambi. E in questi giorni ci siamo divisi così io e Nello e io in realtà oggi faccio passo dall'allenamento. Mi sto allenando 4 volte a settimana e oggi che è mercoledì ho deciso di fare passo e poi fare giovedì e venerdì. Non mi ricordo che cosa vi stavo dicendo perché ho salutato Nello e Cristiano che sono partiti nel secondo turno di consegna. Vabbè, insomma, però stamattina lo stesso mi voglio lavare i capelli perché mi si sono troppo ridotti male. Non so, ho bisogno di lavarli. Stanotte mi prudeva la testa, anche perché stanotte sono stata sveglia. Tra l'altro qua ho anche delle cose da sistemare perché appunto sono andati via ora, quindi dopo mi metto e sistemo un attimo. Qua c'è l'esperimento, cioè non l'esperimento, Mattia ha piantato i semi di basilico. Speriamo venga fuori qualcosa. Dei semini che erano dietro una matita che ha vinto all'outlet a Barberino quando ha fatto la caccia al tesoro. Un po' uno spreco lavarmi i capelli quando non mi alleno, sono sincera, però così poi dopo me li rilavo venerdì e sono più tranquilla a fare in questa maniera. Ne approfitto dopo di farvi vedere anche dei prodotti finiti. Sono onesta, non li avete chiesti in tanti, non sono quella in tanti mi avete chiesto, non me li avete chiesto in pochi. Magari faccio, li tiro fuori, li metto sul tavolo, faccio una raggruppata veloce e non sto lì 10 minuti, spero di non stare lì 10 minuti, solo che mi premeva di farvi vedere le fiale per i capelli che quest'anno per la prima volta ho deciso di utilizzare un trattamento localizzato in fiala per i capelli. E devo dire che ha fatto la differenza e quindi ve ne voglio parlare. Ho già accennato qualcosa su Instagram, sono riuscita a essere costante, ho iniziato a inizio agosto, appena tornati da Palma di Mallorca, e a perdere i capelli, però avevo già iniziato, cioè la caduta, diciamo, quella stagionale mia quest'anno era iniziata 20 giorni prima da quando da quando poi ho iniziato a prendere le fiale, a mettere le fiale, a applicare le fiale, e sinceramente hanno aiutato e è stato più contenuto, mi è sembrato diverso, ecco. Vabbè. Mi fa ridere Mattia che si è fatto dare lo spruzzino da Nello perché dice deve dare da bere alle sue piantine, gli ha voluto mettere qua l'asciugino con quella sua copertina, quindi ora non so come devo fare, però vabbè, io lo lascio così, così è contento, facciamo così, metto a posto, aiuto. Mi sono arrivati i nuovi prodotti, cioè mi sono arrivati le confezioni intere, soprattutto perché ho finito il siero e la crema viso, quindi ora li vado a mettere a posto e direi qua
Ho sistemato tutto, qua c'è solo un librino di Cree e il tappo della fotocamera. Fine. Diciamo che questa è una morning, mattinata routine, non lo so come. È la prima mattina in cui non mi alleno e sono a casa e organizzo cose in tutta la mattinata. Perché Cristiano è alla sua seconda settimana, perché vabbè, il 15 settembre non lo consideriamo, perché vabbè, è stato il primo giorno di scuola di venerdì, no comment. Intanto mi faccio questa mezza coda. Settimana scorsa faceva un'ora e mezzo per l'inserimento e Mattia finiva a mezzogiorno, insomma prima del pranzo, e invece Mattia ora fa orario regolare, e quindi anche quello tanta roba. E Cristiano fa fino al pranzo, è rientrato, l'hanno scelto fra i bambini che può pranzare perché era molto pronto, e quindi insomma rimane fino a più delle una, perché appunto mangia lì, e quindi questo è tanto. E poi ovviamente rimarrà tutta la giornata, e quando rimarrà tutta la giornata io sicuramente farò delle cose che non faccio da 8 anni, e un po' mi viene da tipo da commuovermi, perché pensare che sono passati così tanti anni, non che non le avessi potute fare prima, però un po' sì, sinceramente, e un po' non mi andava con i figlioli troppo piccini. Cioè non è la stessa cosa di dire dico una cosa stupidissima. La mia amica, che ne so, lei lavora su turni perché lavora in farmacia, entra nel pomeriggio, tipo dopo pranzo, non lo so, le 2, le 3, si pranza insieme, ecco, vai, domani si pranza insieme, oh, bello. Oppure un'altra mia amica che sta in centro a Firenze, venga a prendere un caffè da te, ovvio devo prendere il treno e tutto, però fa una girata, respiro aria di turismo. Cioè sono cavolate, però sono quei piccoli momenti che ti che servono a bilanciare poi il tutto, e servono. E uno a volte, a dirlo ad alta voce, si sente quasi in colpa, perché c'è chi fa peggio, e c'è chi così, c'è chi ce n'ha 80 di figli e non cosa, c'è qui e quello, e c'è chi allora chi fa così, che dovrebbe dire, che cioè, vai. Nel frattempo prendo l'acqua e anche un bicchiere. Abbiamo preso questi bicchieri da Maison du Monde, che sono troppo troppo belli, li abbiamo presi quest'estate, e ci si beve davvero bene, perché io di alcuni bicchieri non rimango soddisfatta. Mi preparo le vitamine, che da ieri l'altro ho iniziato a riprendere con un po' di costanza, quindi aspettate. Dopo filmo una cosa troppo carina cioè faccio un reel per Instagram, un modo per mangiare le gallette, che è una cavolata, ma se non vi piacciono le gallette, se ce l'avete un po' stantie, quella sensazione che state mangiando, qualcuno dice il cartone, a me piacciono le gallette, però devono essere fresche e croccanti. A volte le sostituisco al pane, a volte, però in genere io, a parità di tutto, io preferisco il pane. Però mi piacciono, cioè a me piace variare, ecco, diciamo le cose come stanno, mi piace tutto e mi piace variare. Poi ho le mie preferenze, per esempio quando vi dico il couscous a me non riempie, cioè è proprio la morte dello stomaco il couscous, perché boh, forse è molto che si scioglie in bocca, è talmente piccolino, vabbè, però. Ho comprato anche la mia prima zucca, comunque. Iniziamo a bere, che stamattina vabbè ho bevuto l'acqua della tisana e basta. E stavo dicendo, ovviamente sono struccata, mi sono messa solo la crema viso, e ora perché voglio lavarmi i capelli, però prima di fare queste cose che voglio fare, voglio lavarmi i capelli. L'orologio mi viene sempre da guardare qua, perché prima lo avevamo qua, ma da una vita ora che è lì. Sono solo le 9:10, quindi tempo ne ho. E voglio lavare i capelli e poi dopo vi faccio vedere
Anzi, ora spargo un po' di prodotti finiti, così li metto da una parte, così vedo un attimo quanti sono, poi mi lavo i capelli e poi dopo faccio tutto il resto. Fredda, assai, mazza, mi sto abituando a prendere il magnesio anche solo così. Non è male. Doccia fatta, raga. Quando ho messo questi jeans qualche giorno fa, cioè in realtà già la settimana scorsa, ma qualche giorno fa mi è riripresa male. Ho detto, oh mio Dio, sapete, io non mi peso. Ovviamente mi sono rimessa i vestiti che avevo prima perché erano puliti, quindi cioè, mi ero cambiata stamattina. Capelli lavati, ho fatto un'asciugatura veloce e anzi ho finito anche un'altra cosa, quindi ora ve la faccio vedere. E, anzi, prima mi do una sistemata, vai! Nel frattempo si sono fatte le 10. Allora, per i capelli oggi ho utilizzato questi due prodotti di Essie Lunga, qua c'è anche un mio ricciolo, ma non sono male, però normali, ecco, hanno comunque anche prebiotici, proteine vegetali, vitamina E e C, e non districa male assolutamente il balsamo, però insomma normali, però la cosa importante è che comunque lo shampoo non mi faccia prudere la cute. Ora invece veniamo ai prodotti cura della persona, insomma tutto ciò che non è capelli. Allora, per struccare, acqua micellare 5 in 1 di Nivea, perfetta per il viso, no buona per gli occhi, preferisco sempre la Garnier micellare al bifasica al fiordaliso, che mi fa sia per gli occhi che per il viso. Bagno doccia della Coop, nutriente, con oli di pistacchio e cocco, non mi è piaciuto più di tanto, profumazione super banale, non ci ho sentito né gli oli di pistacchio, né il cocco, né niente, cioè un buon bagno schiuma, ma va, lascia il tempo che trova. 500 ml di prodotto, ora stiamo terminando la variante rosa e devo dire che mi piace di più come profumazione, comunque va, non male, però vabbè, bagno schiuma. Poi detergente intimo sempre della marca Coop, Io Coop, questo molto buono con estratto di camomilla nella variante delicato. Questa crema idratante invece della, sempre della linea di cui vi parlavo prima, quella con ingredienti di origine naturale al 98%, è meravigliosa, ci ha salvato l'estate, l'ho utilizzata sui bambini, su noi. È un, più che crema corpo, è un latte con olio di avocado, burro di mango e vitamina E, ma comunque ha una profumazione delicatissima, è davvero adatta per pelli sensibili e penso di riprenderla anche per l'inverno, specie per i bambini, perché davvero si spalma bene e velocemente, soprattutto lasciava la pelle morbida e in estate non trasudava, quindi questa è un prodotto proprio da che vi dovete segnare, screenshottate, segnate, fate qualcosa, perché veramente valido. Come deodoranti un Dove ottimo e un Wild nella fragranza, aiuto, questo al sorbetto, sì, Tropical Sorbet. Comunque le fragranze che io vi consiglio di Wild, seguitemi su Instagram per avere il codice sconto adesso a ottobre, le migliori in assoluto sono la Cocco e Vaniglia e la Fresh Cotton e Sea Salt, sono le due migliori in assoluto. Oddio, devo richiudere la finestra un'altra volta perché è da stamattina che gridano. Vi giuro, da impazzire letteralmente, cioè come accendo parlano, vabbè. Poi struccante waterproof di Sien, presa la Lidl, orrendo, puzzava, non lo so, boh, mezzo andata male, non ho idea, vabbè, l'ho finito. Contorno occhi minima spesa, massima resa, fantastico questo qua di Balè, è durato tantissimo, vi giuro, molto meglio questo contorno occhi economico che tanti altri che promettono chissà cosa e poi non fanno. Niente, ottimo, e quello lo trovate al DM. Poi questo siero burro,
cioè lo chiamano liquid butter, è il Mairo Siero Viso della Lab Care, che ogni tanto mi omaggia dei loro prodotti. Questi sono tutti insomma gli ingredienti principali, cioè è pieno di attivi. Qua dice pelle immediatamente più idratata, pelle più tonica, rimpolpata, tono della pelle più uniforme, levica la pelle, ruvida e disidratata, meraviglioso, cioè l'ho amato tantissimo. Un siero anche per chi non ha voglia di mettere siero più crema, con questo siete pronti, capito? Questo vi fa sia da siero che da crema. Poi Sagra di mascara, questo di Yves Saint Laurent, il Lash Clash, meraviglioso, me l'ha regalato la Simu, ne ho un altro che mi ha inviato, Yves Saint Laurent, meraviglioso. Dura una vita, fa le ciglia bellissima, dura una vita nel senso che sembra quasi waterproof per come si fissa. Poi Lash Princess verde, il mio preferito è il rosa, ma comunque non è male neanche questo. Questo è un po' un flop. Poi Gimme Brow di Benefit, quindi il gel con il colore, molto buono. La Long Lasting nera, sono 10 anni che ve la consiglio, e la sempre 01 Black Fever di queste qua automatiche. E poi ho finito un rossetto a lunga tenuta di Wycon, ok, che è il numero 77. Profumo di Victoria's Secret, il Bombshell, terminato. E mousse detergente viso di Bubble Double di Yepoda, fantastica, meravigliosa. Mi è sempre piaciuta, ve ne ho sempre parlato bene, ottima. Olio di cocco KD, l'ho utilizzato in estate per idratare la pelle, insieme anche a quest'altro olio di Freshly, il Golden Radiance Body Oil, meraviglioso. Cioè, profumazione fantastica, si assorbe facilmente, una meraviglia. Oh, eccomi. Allora, prima di farvi vedere i prodotti per capelli, nel frattempo mi sono rimessa anche lo smalto, mani e piedi, e sono fatte quasi le 11 tra una cosa e l'altra. Ok, vi volevo far vedere le nuove matite che sono uscite nella collezione Business Class di Neve Cosmetics. Due sono le pastello labbra e due sono le pastello, scusatemi, due pastello labbra, tre pastello occhi. Le labbra sono la Oxford, che è la rossa, e la Cambridge, che è quella più sul nude marroncino. E ora vi faccio anche lo swatch. Mi sono aperta la pagina di Neve per darvi le descrizioni che dice il sito. Oxford rosso fluo potente, la Cambridge caramello rosato medio dal sottotono nocciola scuro. Interessante questa qua nudina. E poi le occhi sono invece la Classics, che è una tonalità neutra, sottotono champagne, e sarebbe questa. Questa potrebbe andare bene anche come base. Poi abbiamo la Trench, grigio chiaro caldo, coprentissimo e molto sfumabile. E infine la Library, grigio fumo intenso satinato con sottotono verde, lilla e beige, comunque molto sfumabile anche questa. Molto eleganti. Vi lascio sempre il codice sconto, che è PINK10, che potete aggiungerlo anche allo sconto che già Neve vi fa sul sito. Sono in promozione già al 15% di sconto con il mio codice, lo aggiungete e avrete ancora sconto, però non ve lo applicano solo sulla collezione, viene applicato su tutto il sito. Io ogni tanto ve lo rimarco, ve lo ribadisco, perché magari vi serve qualcosa. Oggi ho utilizzato anche il bronzer di Neve e anche una pastello labbra che ho ripreso, che è la Cloud. Per il periodo invernale io adoro questa punta di rosa, e le matite di Neve io le utilizzo, ve lo dico sempre, anche come rossetto. Hanno un prezzo piccolissimo e si mettono davvero bene e mi piacciono tanto. Ce ne sono tantissime che adoro e che ne ho finite veramente tante. E appunto anche la terra, anzi ora ve li faccio vedere, va. Allora, la terra è la Velvet Bronze Flat Perfection, questa qua, e io la uso per dare un po' anche di calore al viso. E ho sbagliato,
Ecco, questa è la Cloud. Dove la metto? La metto con la sinistra. Però vabbè, l'avete vista indossata, comunque ve la faccio rivedere. Anche così, Cloud. E poi per esempio ho preso questa per farvi vedere, insomma è una di quelle che amo, anche la marmotta, questa è sfilata ed è il fucsia perfetto, è quello che a volte metto anche questo solo come rossetto oppure lo abbino a tanti altri, cioè sono proprio belle. E più che altro funzionano proprio bene come rossetto, sono le pastello labbra sono proprio fra i prodotti di neve, secondo me, cioè proprio di punta. Va bene, comunque i riferimenti sono sempre qua sotto, ora vi faccio vedere anche i prodotti finiti dei capelli e poi dopo penso di salutarvi, casomai vi risaluto col pranzo, va così chiudiamo col pranzo questa mattinata e perché devo andare a fare delle cose di... sempre di lavoro, però un'altra cosa, e se no non mi rimane tempo. E capelli. Allora, parto, vabbè, dalle spume. Ho finito due Pantene 5, questa nella nuova formulazione, e una praticamente l'ho finita in due settimane a Palma, quasi, perché mi sono lavati i capelli su 14, su 15 giorni, 12 o 13, quindi, insomma... Gliene ho date secche, comunque è la mia schiuma preferita, lo sapete. Anche questa Bilba nella versione ricci perfetti, ceramidi e gocce di argan è molto valida, mi piace. Sempre per lo styling, gel Nivea Extra Strong, lo sto utilizzando più per i bambini che non per me, o meglio, lo utilizzo a volte abbinato a un'altra schiuma con cui non mi ci sto trovando benissimo. Comunque questo gel è molto valido perché non secca troppo i capelli, però tiene bene. Ha un buon profumo, insomma è formulato bene, quindi ve lo risegnalo. Ne ho comprati tantissimi, ce n'ho un altro in uso, quindi ottimo. Poi ero riuscita a trovare la crema ricci definiti della Nivea e buona, ecco, come leave-in, perché non appesantiva troppo, però a quanto ho capito insomma non si fa fatica a trovarla, però non male. Lato shampoo eccetera eccetera, ne ho vari in uso, quindi vabbè, quelli proprio terminati sono lo shampoo e il balsamo della linea Peach Perfect di Pomelo, che adoro, e il matcha scrub, che adoro ancora di più. Questi sono le passepartout per tutta la famiglia, li porto sempre in vacanza, si addicono al mare, al sole, bla bla bla, perché comunque idratano i capelli e mi hanno aiutato tantissimo. Il matcha scrub è tagliato e messo così perché l'ho voluto utilizzare tutto. Comunque vabbè, è un prodotto salvavita lui. E il food all'ananas, la nuova uscita di quest'estate, molto 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 valida, mi è piaciuta tanto, l'ho utilizzata con grande piacere, non appesantiva, districava benissimo, profumo buono, super promossa, fantastica. E infine veniamo alle fiale, sto parlando di Dercos. Un trattamento anticaduta, multiazione, caduta di capelli temporanea, stress, stanchezza. Questo apposta appunto per le donne. Poi vi leggo, 5 azioni, ancoraggio, quindi caduta ridotta in 6 settimane. E io questo l'ho constatata. Poi microcircolazione, applicatore massaggiante stimolante. Resistenza, capello più spesso e più resistente, azione sul cuoio capelluto, equilibrio, riduce i micro disequilibri del cuoio capelluto e forza, aumenta la resina delle aggressioni del cuoio capelluto. Sinceramente ho questa cosa di protezione del cuoio capelluto, avendo io la cute sensibile, ve lo dico sempre, bla 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 bla, mi sta facendo molto bene. Comunque contiene Aminexil, arginina, SP94, poi vitamine PP e B6, octane, acqua termale mineralizzante di Vichy. Allora, loro consigliano una fiala al giorno per 6 settimane, può essere applicato sui capelli asciutti o umidi, questo come trattamento intensivo. Come trattamento di mantenimento, 3 fiale a settimana. Io l'ho utilizzata come un mantenimento, anche se avrei avuto, cioè
per quello che ne avevo bisogno io avrei dovuto seguire il trattamento intensivo, però ho detto, ho messo sul piatto della bilancia, tutti i giorni non la metto, se mi fisso di metterla tutti i giorni va a finire che non la metto mai, quindi cosa ho deciso di fare? La metto a ogni lavaggio, lavavo i capelli 3 volte a settimana, 3 volte, li ho lavati 4, li ho lavati 5, per esempio a Sorrento li ho messi molto di più perché li ho lavati più volte, e comunque ho visto risultati. Penso di aver fatto 7 settimane, è un trattamento proprio valido. Questa è la boccettina, non fate come me, io alla prima applicazione ho buttato via il cappuccetto, questo, l'ho buttato via, la prima volta, ho preso e ho buttato tutto, ero stanca, ho buttato tutto, e quindi per fortuna avevo 2 scatole, anzi l'altra è ancora più grande, perché questa è 3, 6, 9, 12, quell'altra è tipo da 20, non lo so, è molto più grande, e vabbè c'era scritto 12 flaconcini monodose, e quindi sto facendo con l'altra. Un altro consiglio che vi do è quello di sciacquare sempre il cappuccetto e di soffiarci un po' per non far aderire il prodotto che passa dal beccuccino, perché a me lo ha intasato le prime volte, e poi insomma ne è riuscito a stasarmelo, e io gli faccio, ora da quando faccio così, appena lo applico lo sciacquo ben bene e ci soffio anche, così almeno dall'idea che si ripulisca bene. Va bene, questo l'ho fatto, vi saluto, ci vediamo dopo. Ci siamo messi a tavola. Questo cosino Nello lo sta mettendo ovunque, ma piace tantissimo anche a me, perché no, perché è un mix per erbe, per di erbe, per forse ve l'ho fatto già vedere, non mi ricordo, però ci piace talmente tanto che lo stiamo finendo. Di erba cipollina, pepe, le uova pazzate. Appunto. Ci metto anche io. Ecco qua. Stavo bene. Lo so. E questo è il nostro pranzo, finalmente almeno si mangia, e poi in qualche modo arriveremo anche a stasera sui gomiti. Aiuto! Mi raccomando, commentate il video e non dimenticatevi i like.